siamo uno studio, un piccolo studio del Canton Ticino, in Svizzera. È una realtà, il nostro cantone, penso paragonabile alla vostra qua di Trento. Anche noi siamo una piccola regione di 400.000 abitanti, e quindi anche i paesaggi sono molto simili. Quello che cerchiamo noi col nostro lavoro quotidiano è sempre di, in qualsiasi caso, di fare architettura, di integrarci col paesaggio. E quello che si diceva appunto di integrare la modernità con la tradizione. Infatti era stato chiesto di dare un titolo a questa conferenza e il titolo è stato Moderna Tradizione. Quindi adesso l'idea è adesso di passare in rassegna un po' le nostre ultime opere, i nostri ultimi progetti realizzati in modo così da vedere un po', da farvi vedere come lavoriamo, cosa sono le soluzioni ai temi per i quali ci siamo soffermati in questi ultimi anni. Appunto, io sono iniziato a lavorare per lo studio Vespi de Meuron nel 2011, nel 2012 sono diventato associato e quindi il nostro viaggio inizierà proprio dal 2012, quando sono state concluse le prime opere, da quando anch'io ero parte integrante dello studio. La prima opera che vi presento è una casa monofamiliare di vacanza nella nostra regione, quindi sul Lago Maggiore, in Gambarogno. Siamo sulla sponda, diciamo sponda magra del lago, in quanto siamo con una bella vista sul paesaggio, ma rivolti con la vista verso nord, quindi la luce arriva da dietro e questo è un tema ricorrente un po' nel nostro lavoro, nella nostra regione. Ci troviamo in un nuovo quartiere vicino al nucleo, ma non a contatto, quindi un nuovo quartiere residenziale senza grandi qualità. La qualità è data soprattutto dalla vista sul lago e sul paesaggio. È un terreno molto ripido, con la strada davanti che passa qua sotto praticamente, e dove abbiamo creato un muro di sostegno per parcheggiare le auto, e poi si sale, praticamente già tre rampe di scale prima di poter entrare nell'edificio. Al piano entrata abbiamo guardaroba e due camerette per gli ospiti. Salendo troviamo la camera padronale con un locale fitness e locali tecnici. E su in cima abbiamo la zona giorno, che è suddivisa tra zone coperte, zone aperte, zone riscaldate e zone fredde. Qua è interessante la sezione, si vede il territorio come ripido in questa zona. Davanti abbiamo la strada e la casa come si amplia verso l'alto. Anche qua l'idea è un edificio semplice, quindi in questo senso moderno, forme geometriche con una disposizione delle aperture, grandi aperture, ma una disposizione apparentemente casuale, in modo da rendere il volume molto preciso e molto integro. Era chiaro per noi che la casa doveva sorgere dal terreno, il terreno è rimasto inalterato con la sua. Con la sua ripidezza praticamente. L'unico intervento è stato il muro di sostegno per il parcheggio e la casa. Non ci sono altri muri di sostegno, non ci sono altri interventi nel terreno. È stato scelto come materiale il calcestruzzo armato a vista, un po' come riferimento alla pietra moderna. Il materiale è stato usato in modo, si può dire, nella sua essenza, quindi un po' sia per le facciate esterne che interne, pavimenti, soffitti, tanto
però appunto come pietra moderna, quindi senza aggetti, senza opere statiche che sarebbero state un po' in controsenso con quello che è la tradizione e il beton proprio visto come pietra moderna. Questa caratteristica delle facciate, anche per togliere un po' in questa facciata penso si vede bene come non è subito chiaro di quanti piani è costituita la casa, e dall'altra parte di notte diventa una lanterna illuminata dall'interno. Qua sulla sinistra vediamo il piano nobile, quello in cima dove c'è la cucina e la scala che scende all'entrata. Quando si entra in casa c'è questa scala cascata che porta direttamente l'ospite fino al piano nobile. Quindi l'entrata, nonostante si trovi al piano basso, si arriva direttamente, è collegato direttamente col piano nobile. Qua vediamo la zona giorno dove interno e esterno fluiscono uno nell'altro. Sulla sinistra c'è la loggia, davanti l'apertura grande verso la vista, il paesaggio, e qua si vede bene come il materiale è usato, è stato scelto il materiale e poi usato conseguentemente per tutto, per pavimenti, pareti e soffitti. È un calcestruzzo armato, ma che è creato con un cassero di fodrine grezze, quindi lo stampo del legno dona molto calore all'edificio. Qua siamo nella loggia, si vede bene come interno e esterno fluiscono uno nell'altro, come la luce entri in modo piacevole nella casa. Anche all'esterno abbiamo zone coperte, zone aperte per appunto far entrare la luce. Le viste sul paesaggio. Le pavimentazioni in beton, ma che anche con delle parti in pietra tradizionale, come erano i vecchi sentieri, i vecchi selciati della zona. Il principio della pianta di questo piano, si vede anche in queste immagini, è il cubo scavato, quindi il cubo scavato dove rimangono questi cubi massicci che come se fosse una casa scavata dalle termiti piuttosto che da agenti naturali. Anche qua vediamo, siamo sempre all'interno, ma con delle pavimentazioni da un lato in pietra, si è dentro, ma si ha anche l'impressione di essere in una terrazza esterna. Quindi era qua importante per noi mischiare quello che è interno, esterno e poter girare liberamente, anche quando è bel tempo e le finestre scorrevoli sono aperte, dall'interno all'esterno. Qua vediamo un'immagine del tetto, con una parte praticabile. Anche il tetto è stato disegnato come una quinta facciata, che in realtà qua è solo la quarta perché è quella verso monte completamente interrata. Però anche qua l'importanza del disegno sia delle facciate ma anche del tetto. Qua si vede appunto la posizione con la vista sul lago e il paesaggio. Passiamo a un'altra opera, sempre nella stessa zona, quindi Gambarogno, sponda sul lago, questo terreno, anche questo abbastanza ripido. Questa è una casa completata nel 2012, è una casa di vacanza per una famiglia con due bambini. E qua, oltre ad avere la luce che arriva da dietro e la vista verso nord, c'era un'altra tematica importante che è la ferrovia, che è proprio a ridosso del terreno e quindi soprattutto col problema del rumore. Appunto, la ferrovia, qua c'è proprio il traffico merci nord-sud e quindi è un tema importante da risolvere. Qua è stata creata una casa molto
stretta e lunga, sono 5 metri e mezzo di larghezza esterni per 20 metri, è stata posizionata il più a monte possibile, soprattutto per, appunto, per non avere la facciata frontale troppo alta, è stata incassata un po' nel terreno così da non togliere la vista ai vicini dietro. L'accesso qua arriva dalla strada a monte, anche qua si inizia a vedere un po' quello che intendiamo noi per moderna tradizione. Abbiamo un volume molto semplice, moderno, ma con caratterizzato da materiali antichi. L'acciottolato con i ciottoli tradizionali per il parcheggio, per il tetto, e la casa in intonaco grezzo, rustico, che è usato conseguentemente all'interno e all'esterno per tutte le superfici. Questa è la vista da ovest, dove si vede l'entrata. C'è questo muro che segna il confine tra la strada e la zona dell'entrata, che è una zona semi pubblica, semi privata, dove si può stare, ammirare il paesaggio, ma spesso quando non c'è nessuno in casa anche la gente passa attraverso questa zona, appunto, che ricorda anche i sentieri dei nuclei. Questo sentiero dopo continua a valle, passa sotto la ferrovia e collega praticamente direttamente la casa al lago. Questa è la facciata frontale, dove abbiamo unicamente due grandi aperture, una al piano superiore della zona giorno e una al piano inferiore dello studio, che è qua dietro questo vecchio rustico che è rimasto come loggia esterna. E qua praticamente la foto è fatta direttamente dalla linea della ferrovia, quindi siamo proprio sulla ferrovia. E qua sulla destra si intravede il sentiero che porta al lago. Ecco, qua abbiamo un po' la pianta, si vede la zona parcheggio che abbiamo visto prima nella foto, con questa zona, questo cortile semi privato, dove abbiamo l'entrata con la cucina e pranzo, le due camere dei bambini, e qua si vede anche bene il sentiero che porta al lago. E questo qua davanti è il vecchio rustico che è rimasto come loggia esterna, più privata rispetto alla zona sopra. Mentre il piano inferiore abbiamo lo studio e la camera padronale. Ecco qua adesso l'entrata, dove si vede prima un primo portone in legno, che è il primo filtro verso la zona privata, e poi abbiamo la porta verso la zona riscaldata scorrevole, e questo anche per poter dosare dall'interno la luce e la vista che arriva dalla strada. Ecco, questo è un po' il principio della casa, è molto radicale, nel senso che abbiamo la vista verso nord, quindi ci apriamo a nord, mentre a sud, dove c'è la strada, dove arriverebbe la luce, abbiamo chiuso completamente la facciata, perché ovviamente non volevamo avere vista verso la strada, siamo anche parzialmente interrati, ci sono i vicini dietro, e quindi non abbiamo aperture a sud, ma per noi era importante comunque portare luce naturale all'interno dei locali. Adesso qua vedete la zona giorno con la vista. Adesso qua arriva luce perché siamo verso sera, ma dopo vediamo poi nelle camere come è stato risolto il problema. Anche qua si vede bene la materializzazione, che la stersa che c'era fuori, l'intonaco grezzo, viene portato con lo stesso filo all'interno per i soffitti e le pareti. E nella nostra architettura cerchiamo spesso anche di integrare quando possiamo, quando ce lo permettono, di integrare anche tutto l'arredo, la cucina, il tavolo, è tutto integrato in architettura, così da anche
dare un senso di grandezza ai locali, anche se in realtà magari a livello di metri quadrati sono molto limitati, ma organizzando bene gli spazi, la sensazione è che sono molto più grandi di quello che sono in realtà. Ancora il soggiorno visto nell'altra direzione, col camino integrato. Qua abbiamo questa finestra scorrevole che quando si apre va a inserirsi, vediamo che qua va a inserirsi praticamente in una nicchia nel muro, scusate, ecco, va a inserirsi in una nicchia nel muro e praticamente quando è aperto, anche quando si ha il tavolo, si ha un po' l'impressione di essere in una loggia esterna coperta. Ecco, qua siamo nelle camere. E qua appunto per risolvere, come dicevo, il problema della luce e del rumore, verso la vista abbiamo fatto un muro, che a prima vista possa sembrare un'idiozia, ma in realtà ci permette di portare, come si vede bene in questa immagine, la luce all'interno della camera, altrimenti sarebbe impossibile portare luce naturale all'interno della camera. Così nella camera abbiamo il sole, e abbiamo una bella intimità e siamo schermati dal rumore della ferrovia. Anche qua si vede bene l'idea con la luce che entra da questi cortili nelle camere. Abbiamo comunque un piccolo buco verso il paesaggio, dove quando ci si sveglia la mattina si intravede il paesaggio. Ma dopo ogni giorno si è ancora la riscoperta del paesaggio, perché si dorme in una tana confortevole con una bella luce e poi ogni giorno quando si va nella zona giorno si riscopre il paesaggio. Quindi il paesaggio viene anche dosato in maniera da poterlo valorizzare ogni volta. Non deve essere sempre da ogni locale la stessa cosa, ma ogni locale ha le sue peculiarità. Questa immagine si vede anche un altro dettaglio: abbiamo fatto la parete tra la camera e il corridoio in vetro, così da portare anche la luce nel corridoio, ma quando si vuole più intimità nella camera si può tirare la tenda e essere completamente privati. Qua si vede bene appunto la luce come filtra nel corridoio. Qua scendiamo la scala. Anche qua un tema importante per noi è sempre i percorsi, quindi si fa un percorso, si va verso la luce, mai verso una zona buia. E infine ci troviamo nella camera padronale, anche qua si vede la bellissima luce intima, proprio come in una tana. Ecco qua il bello di vivere, di dormire in una tana accogliente, dove si ha un rapporto particolare con l'esterno, con piccoli sguardi sul paesaggio, ma poi quando si sale nel sottogiorno il paesaggio si apre completamente la vista dell'abitante. Qua il dettaglio dello spazio dei cortili, spazi freddi tra il vetro e la parete. Passiamo alla prossima casa. Qua siamo sempre sul Lago Maggiore, sempre in Ticino, ma sull'altro lato del lago, quindi con vista e luce a sud. È una casa, anche questa qua, in un terreno molto ripido, dove si sviluppa su 4 livelli. Abbiamo il livello strada col parcheggio, poi si scende nella zona entrata, zona cucina e giorno. Scusate, in cima c'è la zona cucina e pranzo, sotto la zona giorno, sottogiorno, con un cortile alto 2 piani, che è un po' il cuore della casa, che andremo a vedere nel dettaglio, e sotto abbiamo i 2 piani delle camere. Vediamo un po' come è stata strutturata la casa. Qua sopra abbiamo il parcheggio, questo sentiero che scende all'entrata, in questo primo cortile di un piano, dove si entra in casa, cucina, pranzo,
Questa è la zona riscaldata, ma anche qua si vede come lo spazio tra interno e esterno fluiscono uno nell'altro. Al piano inferiore abbiamo il soggiorno con il grande cortile di due piani sul retro, che è un po' il cuore della casa. Anche qua l'idea è un po' di creare in una casa l'atmosfera che ci sono nei nuclei. Quindi il cortile diventa la piazza e tutti i percorsi interni e esterni portano alla piazza. Poi abbiamo i due piani inferiori con due camerette per gli ospiti, la camera padronale, e in fondo c'è una piscina con lounge. Ecco, qua siamo all'entrata, qua sulla destra abbiamo il parcheggio, si ha già la vista verso il Lago Maggiore, questa è la zona italiana, Luino giù in fondo, mentre qua sulla sinistra è la parte svizzera del lago. E qua si vede questo sentiero, appunto come nei vecchi nuclei, il sentiero che porta all'entrata principale. Il dettaglio della porta d'entrata, l'entrata alla casa è sempre nella zona fredda. Attraversato il portone ci si trova nel primo cortile dove, se vediamo nella prossima foto, ecco, in questo cortile che collega praticamente interno e esterno, parte riscaldata e parte esterna. Qua si vede anche la materializzazione. In questo progetto è stato utilizzato calcestruzzo a vista lavato. Il calcestruzzo viene gettato, il giorno dopo viene lavata via la prima parte, e così le pareti rimangono molto rugose, si vedono gli inerti, i sassi, e ricorda molto quindi i materiali tradizionali, quali muri in pietra, ma anche muri intonacati, anche i vecchi muri di confini intonacati con l'intonaco che si scrosta, si vede la pietra dietro. Ecco, questo per noi era creare una casa che non subisca l'invecchiamento. La casa è nuova, ma è già invecchiata, è nuova, ma potrebbe già essere da 10, 20, 50 anni già in quel posto. E questo è anche un tema per noi importante, che le case devono essere, passatemi il termine, perfette all'inizio della loro vita, ma anche durante la loro vita, devono sempre rimanere attuali. Qua siamo all'interno, nel piano dell'entrata, con la cucina aperta completamente alla vista, e il pranzo. All'interno abbiamo pavimenti in calcestruzzo e pareti e soffitti con intonaco grezzo. Non era possibile riproporre lo stesso materiale come all'esterno, ma con questo intonaco grezzo diciamo che l'interno e esterno fluiscono comunque, perché la stessa caratteristica, la stessa rugosità passa dai due lati. Qua si vede la zona pranzo col cortile retrostante dell'entrata che vedevamo prima, il cubo centrale col camino. Si vede anche come nelle altre case l'utilizzo del materiale, quindi materiali massicci come intonaco, beton, che però con la loro rugosità sono comunque più caldi, ma comunque è necessario qualcosa anche per rendere più accogliente l'ambiente, quindi serramenti e arredo in legno. Qua siamo al piano inferiore, con la zona giorno, anche qua col camino, la vista, sempre finestre strutturali, che dall'interno sono strutturali, ma dall'esterno non devono rompere la massa e il volume dell'edificio. Quindi pareti grosse dove vengono ricavate le nicchie per i libri, per quello che serve, oppure nei cubi, nelle pareti grosse c'è il camino piuttosto che il servizio o quello che serve.
po' come nella prima opera che abbiamo visto, anche qua il principio del volume scavato, e quindi appunto quello che dicevo, i volumi col camino, piuttosto che in questo volume c'è il servizio, così da poter tra i volumi le grandi finestre strutturali verso il paesaggio. Qua siamo nel cortile, che sul retro della casa è un ambiente, qua appunto siamo nella zona più soleggiata, quindi il problema è un po' il contrario, che quando c'è troppo sole si vuole avere una zona più tranquilla, più intima, più riparata, e quindi questo cortile, forme chiare, materiale molto presente, che qua pavimentazione tradizionale con i ciottoli, la fontana gorgogliante, l'ulivo, che danno questa atmosfera che ricorda appunto le vecchie piazze all'interno dei nuclei storici. Praticamente qua dietro ci sono le macchine, e in questo cubo c'è il sentiero che scende per l'entrata. Ho ancora delle immagini di questo cortile, dove ci sono questi portoni scorrevoli in legno, che anche qua si può modulare la vista verso il paesaggio, si può modulare l'entrata della luce e questi fori che creano dei bellissimi giochi di luci e ombre. Qua è la tana dove si dorme per gli ospiti, quindi anche qua ambienti diversi all'interno della casa, ambienti più intimi e ambienti più aperti dove si vive di giorno. Qua la facciata est, si vedono il portone scorrevole, la materializzazione e il gioco, il disegno dei volumi e del volume scavato. Qua abbiamo la facciata frontale, appunto penso che l'interessante è come nonostante abbiamo queste grandi finestre strutturali, il volume rimane integro, anche questo inserito in modo armonioso nel terreno. L'edificio è un cubo che esce dal terreno senza oggetti particolari, e davanti vediamo l'ulteriore cubo del lounge. Praticamente tutto il terreno è stato edificato unicamente con due elementi, la casa e il lounge, con piscina. Ecco, qua si vede il lounge sotto la casa, sulla sinistra con la piscina, con la vista. E lo stesso principio della casa, quindi il volume scavato, è utilizzato anche per questo elemento. È un cubo scavato, uno riempito con l'acqua per la piscina, e il secondo è scavato con integrato tavolo e cucina esterna. Ecco, qua passiamo un'altra opera completata nel 2014, in una ristrutturazione in un vecchio nucleo della nostra zona, del Gambarogno, quindi ancora sulla sponda magra del lago, è l'ultimo nucleo prima del confine con l'Italia. C'era questa vecchia casa in pietra, una delle più grandi del nucleo, penso l'unica a tre piani, posizionata in zona centrale sul sentiero, però che presentava degli elementi come il tetto con questo grande oggetto che sicuramente non era tradizionale, e questa bella scala esterna che portava all'entrata, mentre sotto c'era la cantina. E per noi era importante qua cercare di valorizzare quello che era storico, quindi togliere il tetto, togliere gli elementi posticci e valorizzare appunto i volumi in pietra e la massa della casa, diciamo. Un altro tema che ci ha fatto molto pensare era questa scala, questa bella scala d'entrata. All'inizio si voleva cercare di mantenerla, il problema però è che con le nuove norme si sarebbero dovuti fare dei parapetti e diventava difficile risolvere. Quindi la nostra scelta è stata quella di togliere tutto,
proprio da valorizzare così i volumi principali della casa principale e dell'annesso, che è stato fatto sicuramente in un secondo tempo, e sfruttare la cantina come entrata. E per il tetto, per noi era proprio per valorizzare le murature in pietra, sarebbe piaciuto fare un tetto piano. Non perché non vogliamo tetti a falde, ma perché proprio per valorizzare la pietra. Una volta i tetti tradizionali, si vede un po' in questa foto, i tetti in pietra vecchi avevano pochissima sporgenza e quindi non erano visibili. Però per le norme siamo stati obbligati a fare il tetto a falde e l'abbiamo fatto e questo è il risultato. Tetto a falde non si vede, è nascosto dietro le murature, è comunque un tema di progetto, si vedrà dopo dall'interno. Qua si vede come abbiamo tolto la scala che saliva e in questo modo però abbiamo ridonato al nucleo una piazza che mancava. Probabilmente da quando è stato costruito questa seconda parte della casa è stata creata la scala per poter accedere e quindi era sparito un po' la piazza nel nucleo. Per noi era importante cercare di appunto di valorizzare quello che c'era. Le aperture sono rimaste tutte invariate, quelle esistenti, tranne l'unica del piano nobile, del piano giorno, verso il paesaggio. L'unica apertura che è stata modificata è questa. Dall'altra prospettiva. E si vede come abbiamo lavorato qua, come cercando di, appunto, valorizzando queste murature, tranne la nuova finestra, tutte le altre aperture non hanno vetro, sono dei buchi nella muratura. Quindi è una rovina anche questa, che sembra una rovina, come se da sempre fosse in questo stato. Qua vediamo la pianta, la casa principale col volume secondario. Qua abbiamo sfruttato la cantina a volte esistente per l'entrata, si entra in una zona coperta ancora fredda e solo in un secondo momento si entra nella zona riscaldata con guardaroba, la doccia e la scala che sale. Abbiamo tagliato fuori la scala nella vecchia volta esistente. Qua c'è ancora il locale tecnico e questo era un vecchio locale lambicco dove facevano la grappa, è diventato una loggia coperta ma ancora nella zona fredda della casa. Mentre qua all'esterno c'è un cortile che viene utilizzato insieme ai vicini, dove c'è ancora un cubo tecnico per la termopompa. Salendo di un piano arriviamo nella zona delle camere, abbiamo tre camere con il servizio e al secondo piano abbiamo la zona giorno con tutta una panca integrata, tavolo, cucina, camino e una terrazza esterna sul volume secondario. Qua abbiamo il piano tetto e si vede il tetto integrato, il tetto a falde integrato nelle corone in pietra. Appunto qua ancora il tema della luce. Qua si vede bene nella sezione la cantina volta che diventa l'entrata e i piani superiori abbiamo staccato tutta la casa dalla parete in pietra. In questo modo i buchi delle finestre esistenti sono rimasti in modo come erano prima, la luce che arriva da dietro penetra nella casa e si crea una bellissima atmosfera. Anche qua abbiamo di notte il tutto diventa una lanterna. Qua questo è il cortile laterale col cubo tecnico in acciaio arrugginito con termopompa. Ecco, qua entriamo nella casa, nella vecchia volta che diventa appunto, come dicevo, la zona coperta di entrata e solo secondariamente si entra nella zona riscaldata, mentre qua si sale nella loggia con camino. Ecco la loggia qua, la zona
esterna coperta dove si può stare mezza stagione col fuoco, si può stare d'estate quando fa caldo, se è una zona molto fresca, dove comunque arriva sul davanti, piove all'interno nello spazio di 60 centimetri, arriva aria fresca e la pioggia da in cima alla casa fino in fondo. Qua sulla sinistra abbiamo la situazione d'entrata vista dall'altra parte, con la luce qua che, come dicevo, che arriva dall'alto. E qua invece siamo nella zona d'entrata con guardaroba, con la scala. E qua è stato bellissimo quando abbiamo tagliato questo passaggio per inserirvi la scala per salire. Quando la prima volta è arrivata la luce del sole in fondo a questa vecchia cantina. Anche qua vediamo il pavimento in pietra tradizionale che dall'esterno, dal sentiero, dalla piazza, entra fino nella zona riscaldata. Ecco, qua si vede nelle camere il gioco di luci con questi cortili, quindi spazio completamente vetrato, lo spazio interno è molto minimo, ma si percepisce lo spazio molto più grande fino alle murature esterne. E questo trucco ci ha permesso appunto di mantenere, come dicevo, le finestre, le aperture tradizionali e soprattutto di poter vedere e poter beneficiare di queste belle murature in pietra anche dall'interno, perché facendo una soluzione classica si sarebbe dovuto isolare, coibentare le pareti e quindi si sarebbe persa la vista sulla muratura in pietra. Ecco, qua siamo nella zona giorno in cima dove si vede il tetto a falde, qua viene visibile, diventa un tema del progetto, anche la simmetria del tetto ricorda molto anche la volta dell'entrata. E in questa zona vediamo le tre profondità che abbiamo all'interno di questo locale. Abbiamo il vetro nuovo a filo esterno, aperto con la vista sul paesaggio, il lago, che si vede sopra i tetti del nucleo davanti. Abbiamo il secondo livello, che è la vecchia muratura in pietra, quindi appunto dall'interno si percepisce la pietra, si percepisce il vecchio, che viene illuminato dal sole che arriva da dietro la casa. E il terzo livello, il vetro interno, che permette appunto la vista su questi elementi. Anche qua l'arredo integrato, disegnato, la cucina con la copertura in calcestruzzo, il tavolo in legno fisso e la panca intonacata come le pareti che gira su tutto sui due lati del locale. Qui abbiamo la vista verso dietro. Appunto la precisione degli arredi, il fuoco, elemento sempre importante in queste case, e la scala che scende, dove si poteva anche qua si è mantenuta la muratura in pietra. E qua abbiamo la scaletta che sale sulla terrazza, sull'edificio accessorio, diciamo, con la vista sul paesaggio, anche qua materiale intonaco tradizionale, pietra nel pavimento e legno per il tavolo. Ecco, qua siamo sempre in Ticino, più a sud, è un progetto, è un concorso per una casa comunale. Che abbiamo vinto nel 2014. Il programma era presente per un comune, il comune di Monteggio, è un comune caratterizzato da, se non sbaglio, 25-26 nuclei, e questo terreno che vedete pianeggiante, verde, dove si vuole costruire la nuova casa comunale con l'amministrazione, la sala multiuso, magazzini comunali, magazzini per i pompieri. In una zona però che non è legata a nessun nucleo in particolare, quindi un po' discosta da tutto.
per noi però era importante poter creare una casa comunale che fosse per il luogo giusto, quindi per Monteggio, e quindi che riprendesse un po' le caratteristiche dei nuclei, delle case storiche della zona. Questi sono poi i nostri riferimenti, queste case. Qua abbiamo molto tavelle di cotto, questi fienili arieggiati con queste tavelle, intonaci grezzi con una colorazione ocra data dalla polvere di laterizio. Qua abbiamo altri elementi tipici della zona, i passaggi all'interno dei nuclei delle case. E questi elementi li abbiamo integrati nel nostro progetto, quindi come vedete il plastico con una forma molto semplice, dove all'interno si sviluppano dei passaggi, dei cortili, e il tutto diventa, questo edificio diventa un nuovo nucleo, quindi diventa da 25, quando sarà realizzato speriamo che diventerà il 26esimo nucleo di Monteggio. Qua abbiamo la pianta, velocemente abbiamo una zona parcheggi, l'entrata principale coperta con un cortile interno, qua siamo tutti in una zona fredda, Ecco, piano terreno appunto dicevo con questo passaggio freddo che ricorda quello dei nuclei, da questa zona fredda si sale sempre al freddo verso l'amministrazione che è il piano superiore, e invece da qua si accede alla sala multiuso, e dietro hanno nascosto anche questo in un cortile grande di lavoro i magazzini. Qua si vede appunto come i magazzini occupano una grande porzione dell'edificio, ma sono però secondari rispetto alla parte più di rappresentanza che era dato dalla sala multiuso dell'amministrazione. Qua abbiamo il piano superiore con i magazzini su due piani, la sala multiuso su due piani e l'amministrazione che si sviluppa al piano superiore in questa zona. Ecco, qua si vede bene nella sezione il cortile centrale di entrata per sala multiuso, l'amministrazione sopra e dietro il cortile di lavoro con i magazzini. Ecco qua le facciate, abbiamo l'unico foro e l'entrata coperta per la parte rappresentativa che è questa zona, e invece tutto quello che doveva essere nascosto, i magazzini, sono dietro questo muro con questo portone scorrevole come unica entrata. Questa è la facciata dietro. E appunto già qua si vede nei piani la materializzazione, qua abbiamo scelto un betone a vista, però velato con una colorazione ocra che ricorda molto le case tipiche, e questi filtri dove ci sono l'amministrazione e la sala multiuso, questa facciata filtro con queste aperture che ricordano i grigliati in laterizio tipici della zona. Qua abbiamo le altre due facciate. Ecco, qua si vede in questa prospettiva la zona d'entrata chiara, l'unico buco si entra, e questi grigliati che separano interno da esterno, ma che permettono un'entrata di luce, un gioco di ombre. Qua il cortile principale con l'entrata alla zona, alla sala multiuso, e sopra l'amministrazione. Ecco, qua si vede la sala multiuso, e quello che per noi appunto qua era importante era creare un po' l'atmosfera come nei vecchi fienili, quindi pochi materiali usati in modo coerente, questo filtro che separa l'interno dall'esterno, che permette alla luce di entrare, di dosare la luce, appunto creare giochi di luce e ombre, di comunque permettere la vista sull'esterno. La stessa cosa per l'amministrazione sopra, con vista sul paesaggio, e la luce che entra in modo armonioso nei locali.
qua ci spostiamo a Madrid, siamo quartiere Salamanca. È stato chiesto di ristrutturare il sesto piano e l'attico di questo edificio, creare un appartamento. E erano due piani prima separati. Qua abbiamo il piano, l'ultimo, il sesto, settimo piano, molto appunto con questi pavimenti in lignei, stucchi e soffitti, molto tradizionale, mentre il sottotetto erano delle cantine, non erano collegati uno con l'altro, qua che si vede bene la sezione dei tetti. Fortunatamente quando siamo arrivati al sopralluogo tutte le pareti divisorie delle cantine qua nel sottotetto erano già state demolite, quindi si percepiva lo spazio, come poteva essere strutturato. Quindi il nostro compito era di legare in un qualche modo questo piano tradizionale col sottotetto e amalgamarli uno con l'altro. Inoltre c'era la terrazza con la vista sulla città. Ecco, questo è il progetto. Si vede l'entrata principale, qua abbiamo i locali classici, che sono locale TV con studio, le camere. Dietro c'era una camera, penso per la servitù o comunque per i domestici, che non era classica e quindi è stata sviluppata, si vede già nei materiali, in modo più moderno. Quindi abbiamo l'entrata, corridoi bianchi moderni che collegano direttamente al piano superiore e locali più classici con i pavimenti lignei. Piano superiore, dove la stortezza dei tetti è stato sviluppato anche in pianta, così da creare un'unità tra pianta, sezione e creare questo spazio giorno con la terrazza davanti. Qua siamo nell'entrata, quindi entriamo nella zona moderna, tutta bianca. La luce zenitale ci porta direttamente verso la zona giorno, al piano superiore. Mentre in questo piano, dietro le porte, si trovano i locali classici, sono stati mantenuti più o meno nello stato attuale, con pareti e stucchi, soffitti con stucco e nuovo pavimento in legno. Abbiamo visto dello studio, questa è la camera che appunto non era classica, quindi è stata anche questa sviluppata in modo più moderno, con tutto lo stesso materiale bianco, quindi intonaci, cioè gessi a parete e soffitto e resine a pavimento. E qua abbiamo inserito nella camera direttamente la vasca da bagno. Qua la zona doccia della camera padronale. E qua la scala che sale sopra, come si vede, la luce zenitale che richiama appunto dall'entrata che abbiamo visto prima, richiama il visitatore direttamente al percorso per salire al piano superiore. Questo è il corridoio al piano inferiore, qua stiamo salendo al piano superiore, i proprietari appassionati di arte, quindi ci sono diverse sculture e pitture appese. E qua siamo nella zona giorno, dove le forme come una tenda erano già date, ma sono state integrate con le pareti, anche queste storte, e dove abbiamo integrato queste piccole aperture. Sono veramente poche aperture qua nel sottotetto, ma con queste superfici storte, bianche, riflettono molto la luce, quindi danno molta luminosità nonostante le piccole aperture. Anche qua l'arredo, lo spazio non era molto grande, quindi tutto l'arredo, anche qua tavolo, cucina, tutto integrato in modo da valorizzare al massimo lo spazio a disposizione. Un altro problema appunto che c'era era che in questa zona, in questo piano spesso si rischiava di piegare la testa, e invece diminuendo lo spazio, la superficie, ma in modo preciso,
si evita così di avere zone dove si rischia di farsi male. Qua siamo usciti sulla terrazza, anche questo abbiamo un arredo fisso con il tavolo, abbiamo creato una panca su tutta la lunghezza, questa vasca di bambù che nasconde praticamente il vetro che c'è dietro, il vetro che serve per proteggere dal rumore della strada sottostante e anche da proteggersi dalla vista degli appartamenti sull'altro lato della strada. Che qua, come spesso, abbiamo organizzato queste forme cubiche, panca, vasca per il bambù e questo cubo con piante e anche una vasca per una piccola per un bagno esterno. Ecco. Qua arriviamo all'anno scorso, quando abbiamo terminato la casa, una casa a Gambarogno, proprio per il collega dietro al nostro ufficio. Qua si intravede in questa pianta, questo è l'ufficio dove abbiamo lo studio. E qua dietro era un bosco praticamente, con la strada che sale al paese di Caviano, dove siamo noi. E abbiamo dovuto creare questa piccola casa per il collega con la moglie e un figlio. Il terreno è molto limitato, la forma della casa è data dai vincoli pianificatori. Da questa parte abbiamo il bosco, quindi questa linea è data dalla distanza minima dal bosco, derogata, perché sarebbero 10 metri, ci hanno derogato 6. Da questa parte la distanza minima dalla strada, anche questa dovrebbe essere 4 metri, ce l'hanno derogata 3. Da questa parte la distanza minima dall'altro edificio, di 6 metri. E su questo lato abbiamo potuto costruire a confine perché il vicino ci ha permesso di costruire a confine, altrimenti non sarebbe stato possibile sfruttare questo terreno. Quindi la forma è data dalle norme, tutta la casa sono 78 metri quadrati. Però la parte riscaldata, che è questo quadrato, sono solo 42, se non vado errato, metri quadrati. 48 metri quadrati. Dopo vediamo come è sviluppata. L'entrata qua è dalla strada, il terreno scende verso in questa direzione e questo sentiero è il sentiero che porta al nostro ufficio. Appunto, qua siamo al piano entrata, quindi il portone d'entrata, si entra in una prima cortile che porta luce, poi abbiamo la zona riscaldata che è un quadrato e davanti un altro cortile. Si entra nella zona giorno, poi si scende di un piano nella zona notte con le due camere e il bagno e in fondo abbiamo ancora la cantina, locale tecnico. Qua la sezione, la strada con l'entrata, il piano notte e la cantina. E qua l'idea è di creare un masso arcaico all'interno del paesaggio, del verde che cresce dal terreno. Qua è una casa finita l'anno scorso, ma anche qua un po' come le altre, è una casa che è nuova, ma allo stesso tempo è come se da sempre fosse in quel posto. Qua la materializzazione, abbiamo ancora il beton lavato, molto rugoso, che ricorda i materiali tradizionali. Abbiamo il posteggio, questa zona di entrata che separa, ma allo stesso tempo lega la casa alla strada. Questa facciata alto un piano con l'unico apertura, il portone in acciaio grezzo per l'entrata. E questo cubo invece è il cubo che si segnala all'inizio del sentiero per scendere al nostro atelier. Qua praticamente siamo davanti alla casa dove c'è l'entrata dell'atelier e davanti la casa diventa una torre.
Questa è la facciata nord con l'apertura verso il paesaggio. Anche qua l'importante era mantenere la cubicità dell'edificio, la scultura, dove abbiamo la grande apertura, abbiamo fatto è coperta questa zona esterna, così da rendere molto più plastico l'edificio, e queste aperture come una rovina col vetro che è posto più all'interno. Ecco, qua entriamo in casa dal portone che abbiamo visto prima, si entra in questo cortile, ma si è già nella zona coperta. Il cortile si vede che porta luce, ma senza sguardi indiscreti dalla strada, dalle macchine che passano. Anche qua si vede bene come materiali nuovi, ma che ricordano quelli antichi, materiali completamente antichi, le pavimentazioni in pietra. E poi la parte riscaldata completamente vetrata sui due lati, e si vede già la profondità della casa, con ancora una volta la luce che arriva da dietro, che si riflette sulla parete del cortile, e quindi si vive in uno spazio particolare con la luce delle due che arriva da davanti e da dietro. Qua si vedono bene i materiali, il cortile dell'entrata e la zona riscaldata. Ancora un dettaglio dell'entrata: abbiamo questa parete molto, molto spessa, che è stata scavata per creare due panche col tavolo integrato, le nicchie per la legna. Spazio molto limitato, ma quindi sfruttato al massimo per tutte le esigenze per l'abitare. Anche qua questo portone si vede bene come si può dosare la vista verso l'esterno, verso la strada. Qua entriamo direttamente in cucina, tutti gli armadi integrati e la luce zenitale che arriva e si specchia, che crea dei bellissimi giochi di luce. Anche qua appunto in 48 metri quadrati lordi, che sono ancora meno netti, si sviluppa tutto il programma del sottogiorno, pranzo, cucina, intorno al fuoco centrale, al cubo centrale col fuoco. Ma quando si è dentro, queste piccole superfici non vengono percepite piccole, perché abbiamo lo spazio che prosegue anche all'esterno e fino ai muri del cortile. Quindi si vive in 40 metri quadrati riscaldati, ma la percezione è molto di più. L'altezza dei locali sono 2,30, molto limitato, ma anche qua la percezione è un'altra, perché nei cortili il soffitto non c'è e va fino al cielo. In queste zone quindi si vive benissimo, perché la luce entra, continua a muoversi, le ombre cambiano, la luce cambia, le stagioni cambiano, e qua un po' appunto la poesia, che quando si è dentro si vede lo scorrere del tempo. Quando piove si ha l'impressione che piove in casa, che nevica in casa, e quindi un'atmosfera particolare. Dicevo, il fuoco all'interno dello spazio. Qua scendiamo al piano inferiore, anche qua la scala con diverse luci che filtrano dal soffitto, c'è un lucernario, e dagli altri lati ci sono dei buchi che mettono in contatto un po' un piano con l'altro. Qua siamo nella camera, dove sia la zona, la tana anche qua, dove però c'è un'atmosfera particolare, con la luce che filtra da delle griglie, con dei buchi verso il bosco, verso gli alberi, mentre gli alberi toccano la casa. E qua non aver paura di chiudersi, perché dopo ogni giorno si sale al piano superiore e si ha ancora la vista sul lago e sul paesaggio. E quindi si vive in modo intenso l'architettura e la casa in modo sempre diverso. E qua un dettaglio dello spazio, nella camera del figlio, quindi anche qua le vetrate strutturali,
con lo spazio esterno, dove lo spazio di gioco, dove adesso c'è dentro il criceto, dove diventa anche spazio di vita, anche lo spazio freddo diventa spazio di vita, ma comunque all'interno della pelle della casa, non si è fuori esposti, ma si è nella propria intimità. Qua davanti abbiamo l'ufficio, quindi ci si stacca dall'altro edificio con questo filtro, che anche qua la materialità, questo beton lavato, quando si lava vengono via tutti gli angoli, gli spigoli, quindi appena finito è già una rovina. Anche qua era molto bello quando il capomastro puliva, cioè la lavava, venivano via gli angoli, la prima volta fa, adesso non trovi un angolo, è un problema, fa no, è bellissimo così, è quello il bello che deve essere grezzo e vissuto anche qua, quando si vive adesso la casa si vede il lavoro che c'è stato e si respira come nei muri in pietra, si respira ancora il lavoro che c'è stato nel costruirla. Qua siamo anche qua in una casa terminata lo scorso anno, siamo più a sud, sempre in Ticino, sul lago di Lugano, non so se qualcuno conosce la zona, qua siamo a Morcote, qua è la vista verso sud-ovest, qua Italia, Porto Ceresio, siamo a Morcote, un nucleo molto tradizionale, molto bello, ma qua siamo in una zona discosta, quindi non abbiamo nessun contatto col nucleo. C'era questo terreno di questa famiglia che con i cugini avevano diverso terreno, queste case storiche davanti e dietro il terreno completamente verde dove si voleva costruire questa piccola casa di vacanza. Quando ho iniziato a fare il progetto questa era un po' la situazione, il lago, queste case storiche, questo qua dietro è il terreno dove potevamo costruire, però purtroppo sapevamo già cosa sarebbe successo dopo, perché tutta questa zona è diventata edificabile e pochi anni dopo questa è la situazione dello stesso terreno. E noi siamo qua dentro, ancora un po' in cantiere, questa è la casa storica e tutto intorno queste nuove costruzioni, con dimensioni anche diverse dalla nostra. La nostra doveva essere una piccola casa di vacanza di un piano e però intorno sono stati costruiti questi edifici grandi, 2-3 piani, con ognuno 4-5-6 appartamenti. E quindi la nostra domanda è stata: ma cosa facciamo in questo terreno? Fare noi un piccolo volume noi sarebbe stato completamente sproporzionato rispetto alla situazione. Allora la scelta è stata di non fare una casa, ma fare un muro di sostegno in pietra, un muro di sostegno che poi è abitato. Questa è la pianta dove abbiamo questo muro di sostegno principale, dove si crea questo cortile. Qua abbiamo la vista verso sud e il resto è interrato. Qua abbiamo l'entrata principale con ancora un secondo cortile, un cortile dietro che porta la luce all'entrata, la zona delle due camere, anche loro col cortile, e la zona giorno con cortile dietro per il soggiorno e il cortile dietro la cucina. In questo modo ci siamo integrati nel paesaggio, abbiamo fatto un passo indietro, ma proprio perché l'obiettivo era non mettersi in concorrenza con gli altri edifici, ma creare una zona tranquilla, di relax, una casa di vacanza, e quindi quando uno è qua in vacanza, vive la propria casa, ha degli sguardi precisi sul paesaggio, ma non vede tutte le altre edifici che ce ne sono intorno. Questo è il tetto, e appunto il tetto che va verde, che va a integrarsi nel terreno circostante. Questa è la facciata principale dove vediamo il muro in pietra col cortile. Anche qua in questo comune era obbligatorio il tetto a falde e quindi è diventato anche questo un tema di progetto. Qua abbiamo la sezione verso monte, tagliata longitudinalmente verso monte, dove abbiamo la camera col suo cortile di luce, il corridoio, qua abbiamo il cortile di entrata dietro, la zona giorno col suo cortile. E qua invece la sezione attraverso il cortile principale dove si vede il paesaggio e le forme della casa.
Ecco, questo è il nostro intervento, questi due muri praticamente. Qua si vedono già un po' le case adiacenti. Però con foto mirate si riesce un po' a nascondere quello che c'è intorno. Ma più appunto, più importante che nascondere quello che c'è intorno dall'esterno, era importante nasconderlo dall'interno della casa. Questo è un dettaglio ancora del tetto, con la vista. Qua appunto il dettaglio del cortile, abbiamo un muro in pietra, che però per motivi di costi abbiamo fatto solo sulla facciata principale, e dopo dove gira sugli angoli diventa un muro intonacato, quindi lo stesso intonaco con rasa pietra sulla muratura in pietra diventa intonaco, quindi nonostante sia solo una facciata in pietra si ha l'impressione che tutto sia costruito in pietra. Questo è un po' il dettaglio dei cortili delle camere. Ecco, qua si vede bene quando si è all'interno di questo mezzo cortile dove c'è anche l'entrata, intonaco tradizionale con pavimenti tradizionali, l'ulivo, e all'interno di questo spazio si dimentica quello che c'è in giro e si è concentrati solo sulla vista e sul paesaggio. Qua siamo nella zona dell'entrata, dove c'è anche dall'altro lato la finestra principale del soggiorno, scorrevole. Questo può essere aperto completamente e nascosto in una nicchia, quindi d'estate si può togliere completamente i vetri e vivere la casa come un, anche qua interno e esterno, come una zona, una loggia coperta, si può, interno e esterno fluiscono uno nell'altro e senza bisogno di creare zone esterne coperte, perché è già tutto integrato nel programma della casa. Qua abbiamo la zona d'entrata, ma in questa casa, scusate, le foto non sono le nostre, non sono del fotografo, quindi non rendono ancora bene l'idea, ma abbiamo il materiale tradizionale, la porta qua sulla sinistra, e comunque quando si entra non si ha l'impressione di essere interrati nel terreno, perché ci sono questi cortili a tutta altezza, con grandi vetrate, quindi la luce filtra dappertutto. Che qua al corridoio in fondo abbiamo l'entrata, ma anche qua il corridoio va sempre verso la luce, mai verso il buio. Qua si intravede la camera, anche qua la camera con luce zenitale, pavimentazione fuori, l'ulivo e piccoli elementi anche semplici, ma che creano una bellissima atmosfera. Questa è una zona giorno, il cubo statico, ma che diventa anche il cubo col camino e con le finestre scorrevoli, anche qua, che possono essere integrate nel cubo, e quindi si può girare tra interno e esterno comodamente. Qua si vede un po' un dettaglio del soggiorno, con la luce che arriva. Qua dietro abbiamo quelle brutte case che vedevamo prima, però dall'interno non si vedono assolutamente, sia la luce ma non sia la vista verso queste case. Qua il dettaglio della cucina, col cortile della cucina che porta luce, e qua sembra di cucinare praticamente sulla roccia esterna. E qua appunto la vista dal soggiorno, non frontale, perché c'è il muro che all'esterno è in pietra, ma nella direzione opportuna, dove si vede solo il verde, il paesaggio, il lago, senza vedere quello che non intendiamo far vedere. Bene, siamo arrivati all'ultimo oggetto, che questo è terminato lo scorso anno. Qua ci troviamo in Germania, a nord di Berlino, circa 100 km a nord. Sono dei clienti svizzeri con cui avevamo già lavorato anni fa. Hanno deciso di, vicini alla pensione, di cambiare vita, volevano trasferirsi in questa zona. Ex DDR, si respira ancora questa atmosfera in giro in questo paese, una zona abbastanza turistica su un lago, dove d'estate penso diversi berlinesi vanno a soggiornare, e loro così per caso hanno trovato questa casa
E tutti entusiasti ci hanno mandato la foto di questa casa, che volevano comprarla e fare un progetto con noi, dicendoci però che questa casa era sotto protezione, quindi all'esterno non si poteva fare assolutamente niente. E al primo momento per noi sembrava, non trovavamo forse l'ispirazione per fare qualcosa di interessante. Quando però siamo stati sul posto, siamo entrati nella casa, si è aperto un nuovo mondo. Perché il vecchio proprietario aveva un altro progetto in testa, aveva già demolito tutte le pareti non portanti, aveva scrostato tutti gli intonaci e saltate fuori queste bellissime murature in cotto, massicce, strutturali, e queste luci che abbiamo trovato quando siamo entrati, ci hanno subito ispirato per il progetto. Qua appunto si vede come il piano superiore, tutte le murature non portanti erano state demolite e quindi tutti gli spazi erano liberi e ci hanno permesso di veramente essere creativi nello sviluppo del progetto. Per noi è subito stato chiaro che queste murature scrostate dovevano rimanere così, e questa era proprio la forza dell'edificio. Qua abbiamo il piano superiore con l'entrata, il piano nobile, dove abbiamo fatto le camere, lo studio, questo è il soggiorno, una doppia altezza, quindi qua si vede giù al piano inferiore la zona pranzo, quindi dall'entrata già si vede la grandezza della casa e abbiamo integrato la scala che scende. Piano inferiore. Si arriva giù dalla scala, abbiamo zona pranzo appunto che vedevamo prima, doppia altezza, la cucina, la camera padronale, i locali tecnici dietro, parzialmente interrati, e qua una seconda entrata di servizio per loro. Apparentemente appunto qua il nostro lavoro è stato minimo, perché dovevamo integrare praticamente le vecchie murature esistenti con le nuove esigenze, nuove murature. Ma tutto doveva essere molto integrato per lasciare la forza e l'atmosfera che c'era non doveva essere disturbata dal nuovo. Vediamo un po' le sezioni, il sottotetto non è stato toccato, sono unicamente questi due piani. E anche qua un tema importante era il proprietario, lo studioso di letteratura, aveva tantissimi libri e quindi dovevamo integrare nel progetto 200 metri quadrati di scaffalature, quindi anche quello era cercare di integrare tutto nell'architettura. Ecco, questo è l'intervento finito, vedete dall'esterno è cambiato praticamente niente, anche la facciata verso il lago. Qua siamo proprio direttamente su questo laghetto, il terreno confina col lago, quindi loro hanno il loro accesso diretto al laghetto. Siamo ancora all'esterno, abbiamo creato un piccolo cubo in acciaio, non è ancora arrugginito ma diventerà bello, bello rosso, con lo spazio per uno scooter e gli attrezzi da giardino. Qua la vista si vede il lago dietro, anche qua nuove pavimentazioni con pietra tradizionale e qua siamo all'interno. Ecco, po pochi elementi, abbiamo per esempio qua un nuovo architrave, con sopra murature integrate con quelle esistenti. Qua si vedono già un po' le scaffalature. Qua la fortuna è stata di trovare un imprenditore che aveva comprato, penso, una vecchia fabbrica fatta in questi mattoni di cotto. E il suo lavoro era praticamente, ha comprato questa fabbrica per smontarla pezzo per vendere i mattoni a chi ne aveva bisogno. Perché importante era non avere i mattoni nuovi, che sono tutti dello stesso colore, e quindi non creano la bellezza di queste vecchie murature che invece hanno tutti mattoni leggermente diversi uno dall'altro. Quindi potendo smontare l'altra fabbrica e riutilizzare questi vecchi mattoni, di nuovi interventi non si vedono più all'interno della casa. Ancora un dettaglio del portone interno d'entrata, qua si vede dietro la doppia altezza. Appunto qua, adesso faccio passare un po' le foto, qua si vede come per noi era importante mantenere quello che era prima, quindi
Qua per esempio abbiamo le nuove murature della scala, qua il nuovo parapetto, però appunto che vanno a amalgamarsi con quello che c'era prima, quindi nuovo e vecchio si mischiano e non si capisce più cosa c'era di prima e cosa c'è di nuovo, ecco. L'importante qua era mantenere la bella atmosfera che c'era all'interno. Giochi di luce sulla doppia altezza, la nuova scala che scende al piano inferiore. Qua si intravedono le scaffalature integrate nelle pareti, con la zona giorno con la vista sulla zona pranzo a doppia altezza, nel parapetto massiccio, largo, con create delle nicchie per i libri anche qua, soffitto in legno mantenuto com'era, solo ripitturato. Lo spazio a doppia altezza con semplicissima illuminazione. Il camino è stato integrato in una muratura. Qua ci siamo spostati al piano di sotto, si vede sopra l'entrata. Qua molto semplice, pavimento in beton. Murature mantenute come erano. Qua dietro si intravede la cucina creata nella zona dove c'erano dei voltini. Sono stati scrostati e sono saltati fuori i bei voltini in cotto. La cucina nuova, anche questa ridisegnata, però massiccia, anche questa utilizzando vecchi mattoni. Qua si vedono le nuove scaffalature con tutti i libri. Appunto qua penso che siamo riusciti un po' a mantenere l'atmosfera che quando siamo arrivati di una rovina è diventata la casa. E la casa è molto grande, solo per due persone, ma il bello in questa casa è che, nonostante sia molto grande, è molto intima e molto confortevole anche solo per due persone. E qua piccoli dettagli, però per le porte sono state posate staccate dalle vecchie murature ancora con un giunto dove c'è ancora spazio per i libri, così da mantenere il più possibile le vecchie aperture e proprio respirare l'atmosfera di queste murature massicce. Le porte sono distanziate proprio per non andare a incollarsi a qualcosa di antico. Poi giochi di luce. E qua la luce che arriva dal sotto, dalla doppia altezza. E qua una scoperta che abbiamo fatto quando siamo stati in visita, quando era finita, abbiamo potuto stare lì un paio di giorni e quindi anche respirare l'atmosfera finita e tutto. Hanno installato un proiettore. Qua dalla zona giorno c'è un beamer che scende dal soffitto e una tenda che scende qua per proiettare la televisione, ma se si lascia via la tenda si proietta direttamente su queste belle murature e la casa diventa anche un museo quasi. È stata anche per noi una scoperta, non era voluto, ma è una bellissima atmosfera quando c'è queste proiezioni su queste bellissime murature. Grazie, questo era tutto.